Sono dopo buona domenica di Cale, 29esima di campionato, si gioca a San Paolo, le partite più attese di questa giornata di torneo, e portiamola così sulla regime del Ciario, nella città della sfogliatella del papà della pizza Margherita, che aveva prova di imporre un'altra legge, quella del cannolo siciliano con farcitura parte europea, quella di Montella, della città di Totò, della cravatta e anche della cravatta marinella. Catania prova a mettere invece il fiocco al campionato, che può portare la squadra rosa-azzurra in Europa, e subito diamo le formazioni, perché nonostante la distinta dica che insomma il Catania potrebbe iniziare giocando con un 3-5-2, perché ce lo danno con Carrizzo, Treleghi, tre della difesa, con Bellucci, le Grottaglie e Sfoghi, per poi ripartire invece con l'asse di centrocampo che sarebbe composto da Barrientos e Marchese sulle due corsie, Izco, Lodi e Dalmiron, con il tandem offensivo composto da Gomez e Berghessio. È assai probabile che invece Barrientos dopo i primi minuti partirà sulla linea dei tre, pertanto il Catania giocherà col classico schema 4-3-3 con Marchese arretrato sulla linea, con Bellucci, le Grottaglie, Sfoglia e Marchese, con il centrocampo composto da Izco, Lodi e Dalmiron, e con Barrientos, Gomez e Berghessio. Soltanto nel corso della partita riusciremo a capire sostanzialmente quale potrà essere comunque il modulo tattico scelto in maniera trasversale, maglia e pantaloncini. Per quanto riguarda invece la Napoli, classica casacca, pantaloncini bianchi, maglia azzurra, e c'è davvero aria d'Europa in questa partita. Non c'è soltanto aria di primavera, ma c'è ovviamente Aronica che si è difeso come ha potuto. Palla battuta, attenzione, perché non ci arriva per un soffio Sfoglia, ma attenzione perché può ripartire invece Napoli con Mazzenaidi, la classica azione di contropiede, però si piazza nel frattempo Lelli della Catania. C'è un fallo forse ai danni di Bellucci, che rimane però fermo e pertanto mette in imbarazzo la difesa della Catania. Fallo forse non visto, era inciampato Bellucci, l'ennesimo errore da parte di Tossera e fa indifferire 43.000 spettatori dello stadio San Paolo. Maiuscolo l'intervento Isco, che gioca questa partita con la fascia di capitano. La ripartenza del Catania di prima intenzione per la possibilità di Parietto, Parietto sempre la migliore stavolta, Perghessio, ai piedi a Perghessio. Pazzesco, questo è un giocatore che avesse lo spunto, che avesse la velocità, che avesse la giocata di prima intenzione, sarebbe un campione, è invece un gran lavoratore, ma insomma a livello realizzativo ancora gli manca davvero qualcosa, lì allo spunto. Perfetto, allora andiamo a sentire a questo punto invece 30 secondi a Trapani, Maltese. Cosa sbaglia? Cosa non gira in rete Perghessio? È incredibile, Perghessio abbia sbagliato un gol. Patanè non ha sbagliato il gol, quello è calcio di rigore. Però doveva tirare anche prima. Scusa di Cale, ha contato fino al 97 prima di tirare. Mi dispiace, ma non è andata proprio così. Intanto il Cesena è passato in vantaggio sulla, anzi no, pareggia la Fiorentina. Pareggia la Fiorentina, infatti stavo vedendo un'altra azione, quindi ha pareggiato la Fiorentina. Genova 1, Fiorentina 1. Mi sembra di poter dire Busetta che proprio esente da colpe Berghessio in questo caso. Assolutamente, ha fatto praticamente un assist per cose, e quindi, ma è stato spinto letteralmente. Per me è un calcio di rigore nettissimo. Patanè del Catania per la mancata possibilità di tirare a rete, perché nel momento in cui tenta di tirare viene strattonato da dietro, forse non hai avuto la possibilità di poter vedere bene l'azione. Patanè che prova a calciare con l'esterno di sinistro, il pallone viene messo fuori una volta da Carrizzo nel minuto 20. Altri tre tipi di replay, l'azione famosa era calcio di rigore tutta la vita, Busetta. Ma fuori di dubbio è stato spinto, strattonato e agganciato, quindi calcio di rigore nettissimo. Purtroppo non è stato comunque assegnato dall'arbitro Gervasoni. Perghessio per Gomez sbaglia davvero una cosa pazzesca. Gomez servito da Perghessio, che era stato bravissimo a trovarlo nello spazio a destra. Gomez calcia
seconda e la corpo sbilanciato all'indietro e col pallone che non inquadra lo specchio alla porta. Si parte che ha fatto il settore velocità sentire fame dell'area di rigore, l'intervento in doppia battuta da parte di e voi non sentite che c'è il gol del Napoli, un tiro da fuori aria splendido da parte di Zemail che ha trovato l'incrocio dei pali. Forse il Napoli non meritava assolutamente questo vantaggio. Ma... Assolutamente ha trovato diciamo lo stellone del nostro amico Mazzarri. Purtroppo lo sapevamo che sarebbe finita in questo modo, perché ovviamente a segnare la squadra che probabilmente meritava di meno. Patanè. Una coppa dal limite dell'area di rigore con Zemail. Ma Daneti, sentiamo malissimo, preferiamo richiamarti perché non riusciamo ad afferrare neanche una parola. Quello che stiamo naturalmente notando in questo momento è la fortuna anche che ha avuto Pandev nel rimpallo con Barrientos, che poi è andato giusto un altro rimpallo con Zuniga, palla che è arrivata da Zemail che ha trovato il tiro della domenica, quello che da fuori aria va a beccare l'incrocio dei pali. Chiaramente la partita adesso volta in una maniera completamente diversa con Cavani. Vediamo se riusciamo a sentire Patanè. Non sentiamo completamente nulla, c'è il raddoppio comunque di Cavani, mi sembra di poter dire che qualche errore però qui la difesa del Catania forse l'ha commesso. Sì, credo che sia stato un errore generale. Il tiro alla distanza, lo smalaccia De Santis, che si chiude sulla sua palla a destra, dà la possibilità quindi al Catania di partire con un calcio d'angolo, e Sciama che si carica la battuta del calcio alla bandierina, il traverso nello schiavetto, il gol del Catania, il gol con Spolli che riapre la partita, gol della Catania con Spolli incredibilmente lasciato libero di parte la sede, 29esimo minuto, il meritato gol di Nicola Spolli che salta in alto di tutti rispetto alla difesa imbambolata con Cannavaro che sta lì a guardare, ecco Spolli che mette la palla a sinistra dei pali alla porta, difesa da De Santis, se ne ha smanacciato in corner, la tira alla distanza da parte di Gomez, il gol di Spolli può riaprire le speranze di un Catania, trovare la via di un appareggio che avrebbe sicuramente meritato. C'è poco di Vari da parte di pareggiare questa partita, lo schiavente in area di rigore, gol del Catania, Davide Lanciafame realizza il gol per il Catania, Davide Lanciafame esplode di gioia di 3.000 spettatori nello stadio San Paolo di Napoli, quelli che tifano Catania, naturalmente Davide Lanciafame porta il pareggio e due squadre stavolta, Montella sì, che ci ha visto chiaro, l'inserimento di Lanciafame ha dato la possibilità a questa squadra di trovare l'ambito pareggio, 39esimo, l'abbiamo chiamato questo pareggio ce lo siamo sentiti, perché questa partita tantomeno la voglio finire portando via Napoli in souvenir, un souvenir che vale un punto in questo cammino della Catania, un cammino con una striscia positiva che non si interrompe neanche ai piedi del Vesuvio, perché mancano 11 secondi alla fine di questa partita. Il Catania adesso difende Cavani per rimettere il pallone nuovamente in gioco e l'arbitro dice che è finita. Il Catania guadagna un punto al Napoli, vince soltanto il fair play tra le due squadre, un pareggio meritatissimo, un punto che non interrompe il cammino probabilmente europeo del Catania, non interrompe neanche quello del Napoli. Benissimo.